Il mondo non è un luogo semplice per le persone che hanno un aspetto esteriore non convenzionale. I concittadini di Joseph lo hanno sempre trattato con disprezzo. A cambiare la sua vita di sofferenze è stata Vanya, una donna bellissima, che ha accettato di sposarlo. Quando nasce un bambino, medici e infermieri reagiscono con stupore e tenerezza. Ma le prime parole che Joseph si è sentito rivolgere sono state: «E questo mostro che cos'è?» La notizia della nascita di un bambino dal viso deforme ha fatto subito il giro del paese, spingendo molte persone ad ipotizzare che fosse un demone o forse un parente dello Yeti. Joseph, invece, era un bambino come tanti altri, ma affetto da una condizione medica rara chiamata sindrome orofaciodigitale. Si tratta di una deformità congenita che si manifesta con l'assenza della mandibola e di conseguenza del mento. Le complicazioni che ne derivano sono varie e dolorose. Joseph dovrà conviverci per il resto dei suoi giorni, ma per fortuna la sua vita ha preso una piega positiva da quando ha conosciuto Vanya, il suo grande amore. Quello che ha dovuto affrontare prima di incontrarla, però, avrebbe distrutto anche il più forte tra gli uomini. A causa della malattia, Joseph non poteva parlare, mangiare né respirare correttamente. I medici gli hanno inserito un tubicino nella trachea per permettergli di respirare e un sondino gastrico per il nutrimento. Questo significa che Joseph non ha mai assaggiato l'acqua né conosciuto il sapore del cibo. Queste sofferenze, però, non sono nulla in confronto al trattamento che ha subito dalle persone a lui vicine, a cominciare da suo padre. Appena l'ha visto in ospedale, l'uomo si è rifiutato di riconoscerlo e ha abbandonato sua madre, facendo perdere le sue tracce per sempre. Pochi giorni dopo, il neonato è stato trasferito in un ospedale più grande e attrezzato per un innesto cutaneo, che purtroppo non ha avuto i risultati sperati. Da quel momento in poi la situazione di Joseph è peggiorata. I passanti scappavano a gambe levate quando lo vedevano per strada. Il poverino avrebbe voluto frequentare le scuole elementari come tutti i bambini della sua età, ma i presidi continuavano a rifiutare la sua iscrizione per paura che spaventasse gli altri studenti. A casa mia non avevamo specchi perché mia madre non voleva che vedessi il mio aspetto riflesso. Un giorno, però, ho trovato uno specchietto da trucco nella sua borsa. Quando mi sono visto, ho lanciato un grido di terrore. Mi si è accapponata la pelle. Sono rimasto traumatizzato per giorni. Non riuscivo a dormire. Ho chiesto a mia madre l'indirizzo di Dio per fargli visita e chiedere un altro viso. Pensavo di trasferirmi direttamente a casa sua perché almeno lui non mi avrebbe preso in giro, ha raccontato Joseph. All'età di 6 anni sua madre ha gettato la spugna e ha deciso di darlo in adozione. Ogni notte mi intrufolavo in camera di mia madre e la pregavo di non abbandonarmi. Le dicevo: «Non posso farcela senza di te», ma lei mi ha lasciato comunque. Mi sentivo così solo e impaurito, ha dichiarato in una delle sue interviste scritte. Per fortuna, però, la sua famiglia adottiva è stata molto accogliente e gentile nei suoi confronti e gli ha insegnato anche a comunicare col linguaggio dei segni. Nonostante tutto, la sua infanzia è stata molto complicata. I suoi vicini di casa, i parenti distanti, gli sconosciuti e i compagni di scuola gli rendevano la vita un inferno. Un giorno, i suoi presunti amici gli hanno fatto uno scherzo che gli ha distrutto quel briciolo di autostima che aveva. Hanno convinto una ragazza di nome Jane a fingere di avere una cotta per lui, soltanto per poi spezzargli il cuore e umiliarlo. Nel periodo in cui Joseph e Jane erano amici, lui era felice come un uomo che vince alla lotteria. Jane era un'ottima attrice, gli stringeva spesso la mano sotto i banchi di scuola. La ragazza, però, ha continuato ad insistere fino al giorno in cui Joseph si è convinto ad esprimere i suoi sentimenti per iscritto. Il messaggio che le ha mandato diceva: «Questi ultimi mesi sono stati fantastici, grazie a te. Ogni notte mi addormento con il sorriso sulle labbra. Grazie per aver guardato oltre il mio aspetto fisico. All'inizio avevo paura di aprirti il mio cuore, ma ora so che posso fidarmi di te. Accanto a te sono felice. Con amore, il tuo Joseph». Il giorno dopo, quando è arrivato a scuola, il ragazzo ha letto il suo messaggio stampato su centinaia di volantini incollati ad ogni porta, banco e parete della scuola. Dopo quel giorno, Joseph si è ripromesso di non lasciarsi mai più avvicinare da nessun altro, ma il suo giuramento è andato in fumo quando ha conosciuto Vanya. Fino a quel momento, l'unica persona a sostenerlo nella vita era stata la madre adottiva,
e gli aveva sempre assicurato il suo affetto incondizionato e lo incoraggiava ogni giorno a credere in se stesso, nonostante le difficoltà. Le sue parole erano state fondamentali per Joseph, ma il vero cambiamento nel suo carattere si è verificato quando ha incontrato Vanya. Quando aveva 30 anni, Joseph ha guardato un video su Nicholas James Vujicic, un evangelico americano di origine australiane, nato senza braccia né gambe, che, nonostante le limitazioni fisiche, viveva ogni giorno della sua vita col sorriso sulle labbra. Dopo averlo sentito parlare dei successi ottenuti nonostante la disabilità, ho deciso di smettere di nascondermi dal mondo, ha dichiarato Joseph. Pronto a crearsi un futuro tutto suo, il ragazzo ha imparato il mestiere del saldatore e nel giro di pochi anni è diventato un esperto nel settore. I suoi genitori lo hanno aiutato ad avviare un'impresa ed è proprio nel suo negozio che Joseph ha visto Vanya per la prima volta. Era il 2019 quando è entrata nel suo negozio per discutere di alcune riparazioni. Vanya conosceva il linguaggio dei segni e ha scherzato amichevolmente con Joseph, facendolo ridere più volte a crepapelle. Tra loro è scoccata subito la scintilla. Quando Vanya è uscita dal negozio, gli ha sorriso con calore e le ha assicurato che si sarebbero rivisti molto presto. Guardandola allontanarsi, Joseph si è sentito come dal ragazzo accanto a Jade. Finalmente non provava vergogna per il suo aspetto fisico ed era contento di aver conosciuto una persona con cui poteva comunicare senza ostacoli. Joseph ha trascorso il resto della serata a pensare a lei, chiedendosi quando l'avrebbe rivista. Per fortuna non ha dovuto aspettare molto, perché la settimana successiva Vanya è tornata nel suo negozio. Dopo aver chiacchierato per qualche minuto, lei gli ha chiesto se potessero aiutarlo a nutrirsi attraverso il sondino gastrico. Lui ha accettato e lei ha svolto quel compito con diligenza e premura, sorridendo con affetto. Quando l'ho visto, la prima cosa che mi è venuta in mente è che aveva degli occhi bellissimi e sembrava una brava persona. Ho desiderato subito che diventasse parte integrante della mia vita. Aveva un'aria triste e mi sono ripromessa che avrei fatto di tutto per renderlo felice, ha raccontato Vanya. I due hanno cominciato a trascorrere tanto tempo insieme e si sono innamorati. Vanya proteggeva Joseph con fierezza, non si vergognava di lui e si assicurava sempre che vivesse solo esperienze positive al suo fianco. Quando la gente in città ha scoperto della loro relazione, sono fioccati i primi commenti negativi. Nessuno capiva perché una donna bella come lei passasse il suo tempo con quell'uomo deforme, che tutti evitavano. Lo sta usando soltanto per vivere un'esperienza fuori dal comune e presto lo lascerà. Nessuno potrebbe mai innamorarsi davvero di uno sgorbio come quello, dicevano tutti, senza sapere che presto si sarebbero dovuti rimangiare le loro parole. Nel 2020, infatti, Joseph ha chiesto a Vanya di sposarlo e lei ha accettato. È stato uno dei giorni più belli della mia vita. Quando le ho dato l'anello, lei è scoppiata a piangere e mi ha abbracciato forte. Mi ha detto, Joseph, sta scoppiando di felicità. Ci amiamo tantissimo e i commenti della gente non ci feriscono, ha dichiarato lo sposo. Nessuno credeva che il matrimonio sarebbe durato a lungo, ma a distanza di 2 anni la loro unione è più solida che mai. Molte persone hanno dovuto fare i conti con la realtà. L'amore che lega Joseph e Vanya non ha confini né timori ed è inarrestabile. Le persone che prima li prendevano in giro, oggi li considerano un modello da seguire. Prima erano lo zimbello della comunità, ma oggi godono di grande rispetto tra la gente. Quando li vediamo insieme ci ricordiamo quanto è bello e forte il vero amore. Nessuno è perfetto e non avremmo mai dovuto giudicare e ferire Joseph per qualcosa su cui non ha alcun controllo. Siamo molto pentiti delle nostre azioni, ha dichiarato un suo vicino di casa. Ora che Joseph ha Vanya al suo fianco, è pronto a vivere la sua vita senza lasciarsi frenare dalla sua disabilità. Non possiamo che augurargli il meglio. Voi cosa pensate della sua storia? Ditecelo nei commenti.